E che regalo faccio al mio amico golfista? Bella B! Bella G! Allora, questa è una domanda che vi farete spesso e volentieri. E, Toby, ti regalo una palla. Vabbè, Pinnacle Lady. fatene una ragione. Allora, ma che cosa regaliamo a un golfista? E soprattutto, quali sono quelli più graditi e come faccio a sceglierli? Non facilissimo, eh? No, non facilissimo anche perché una buona fetta di regali che potremmo fare a un golfista entra in una sfera molto personale del golfista ed è difficile azzeccarne a meno che non conosciamo perfettamente il giocatore, ma perfettamente. Allora, proviamo a dividere un po'. A Tiger servirebbe un bastone nuovo. No, questo qui va alla Balla grande. grande, ok. Allora, quali potrebbero essere i regali che potremmo fare a un golfista senza conoscerlo più di tanto? Quindi gli evergreen, i regali che sono sempre graditi. Allora, partiamo dal presupposto che perdiamo una quantità di palle senza un senso e che di solito siamo talmente tirchi che quella buona non ce la compriamo mai. Quindi, secondo me, quando regali un bella scatola da 12 di una palla top di gamma, hai fatto sempre la tua porca figura. Dai, hai fatto la figura. Ma te ne Un dico figurone. un'altra, te ne dico un'altra. Di solito non so se lo fanno anche con una scatola sola, ma puoi anche personalizzarla. Quindi al massimo gli scrivi sopra il suo nome, ok? Così quando lui le perderà, dirà, caspita, sapranno anche che sono stato io. Però no, comunque è particolare. Per esempio a me adesso hanno regalato una fornitura pazzesca di Pro V con la scritta Jacopo, che è mio figlio. E devo dire che è stato un regalo tanto ordinario, perché alla fine ci può stare, quanto super gradito. Uno, perché ne perdo, anche se gioco poco ne perdo tante lo stesso. E poi perché comunque avere il nome di Jacopo, il mio figlio, mi è piaciuto molto. Quindi a me hai regalato quella Lady stampata Era apposta. qua, non so, tra l'altro secondo me l'hai Grazie. portata tu, quindi. Grazie, graditissimo. Beh, altre cose potrebbero essere dei libri di golf. Beh, un libro di Libri ce ne golf. sono tantissimi. L'unico problema è non regalare un libro già letto Sì, dal giocatore. Quindi qualche altra. magari indagate un po' con moglie, marito, fidanzati vari se nella libreria ha già alcuni libri di golf. Posso dare consiglio spassionato, il top, il primo da pensare di regalare? Non sono di Anche parte. perché se per caso non ce l'ha, non è ancora un golfista. Cioè, non esiste un vero golfista che non abbia la trilogia. Un po' come uno a cui piace Star Wars come me, che non ha la trilogia di Star Wars, che poi ormai sono 12.000, però Esatto. vabbè. I Comunque. libretti colorati del golf di Harvey Penick, rosso, verde, blu. No panic, Harvey panic. Abbiamo anche fatto un video recensione. Sì, no, devo dire che questi veramente sono la Bibbia del golfista. Quindi Non si questo, possono non avere. se il vostro amico non ha ancora questo libro, beh, è il regalo migliore Se no, da fargli. in generale, qualunque libro di golf a un golfista fa piacere. Diciamo che potreste dividerli in due fasce. Se il golfista a cui state facendo il regalo è molto ipertecnico, ok, allora magari andate più su libri come. Questo libro di John Jacobs, 50 anni gloriosi di golf, libri redatti da giocatori di golf o ex giocatori piuttosto che maestri. In questo caso sono libri molto tecnici e il vostro amico vi ringrazierà, ma soprattutto lo troverete in campo pratica a provare a fare tutti gli esercizi scritti sul E libro. probabilmente peggiorerà. Allora è Oppure vero. Di invece sicuro potete non lo andare, vedrete più. cioè, oppure potete andare su libri un po' più di narrativa golfistica, quindi dove andate a leggere un po' aneddoti e quant'altro, anche di quelli ce n'è tanti. Biografie, per esempio, di giocatori più famosi. Ah, tra i libri di tecnica non abbiamo citato i libri, per esempio, del nostro amico Stefano Ricchiuti, di cui abbiamo fatto Grande! le recensioni, Giusto, giusto. Magari che mettiamo un po' di link sotto in sono descrizione. anche tra i libri in italiano di golf più venduti su Amazon. Benny, stavi dimenticando la palla che ti ho regalato. Grazie, ma la metto qua così. Però, attenzione, piccola digressione dal libro al film. Perché, per esempio, anche ormai non è che si usano più tanto i DVD, non so che cosa si può regalare, però almeno è tangibile il È DVD. carino Io non ce l'ho più comunque. il lettore DVD. Vabbè, Ma no, metti nel comunque. computer.
Ma il mio computer non ha il lettore DVD, cioè, vabbè, regala un computer che ha il lettore DVD con dentro il DVD del Sì, veramente... Comunque anche un bel film come La leggenda di Bagger Vance o Il più bel gioco, più della, bel mia gioco della mia vita, cioè... o più semplici un Tin Cup, film così, fa comunque molto piacere al golfista di qualsiasi livello. Sì. Beh, però secondo me il regalo forse in assoluto migliore da fare per un giocatore è fargli giocare a golf. Beh, effettivamente, secondo me, un bel green fee già pagato in qualche bel campo... Assolutamente sì. Magari, se siete già golfisti voi e volete fare un regalo a un vostro amico golfista, sai cosa potreste fare? Potreste regalargli tipo una clinic o comunque un viaggio golf di un weekend. Ce ne sono alcuni che costano relativamente poco, vero, però tanta roba. Beh, oppure potete puntare al miglioramento del vostro amico golfista. E quindi, cosa c'è di meglio se non regalargli magari una bella sessione di fitting per dare una controllatina alla sacca, magari nel frattempo da un fitter... Qualunque uno... Ne conoscete qualcuno? No, non vi fidate. Oppure da un maestro, un bel carnet o comunque qualche lezione da un professionista, secondo me anche quello può essere gradito. Benny, non da te ovviamente. No, cioè, da un maestro, ci sono tantissimi in Italia, comunque, ne troverete qualcuno che non anche sono quello può essere un regalo piuttosto gradito. Sì. Potete regalare anche magari un ingresso in una palestra di quelle ad hoc, perché ci sono ormai molte palestre che hanno il preparatore che è multidisciplinare, quindi sa come migliorarvi lato fisico per farvi giocare meglio, sì, fino anche ad andare magari da Bol da Milano, per dire, che è proprio specializzata. Però senza arrivare lì, comunque ce n'è tante dove lavorano specialisti che sanno il fatto loro e quindi vi possono un po' raddrizzare. Oppure anche da un bello osteopata che mette a posto le schiene dei giocatori malandati, per esempio la mia. Ma tornando invece a cose più tangibili, l'attrezzatura, tu la regaleresti? No. Anch'io. Allora, devo dire che ci deve essere un'intimità pazzesca, golfisticamente intimità pazzesca, perché è molto facile sbagliare. Quindi io, se dovessi, farei un buono per un pro shop, un negozio o cose simili, perché almeno poi il golfista va e si compra quello che vuole. O allora, magari integra, magari voleva già farsi un regalo e quindi unisce il buono a un'altra parte e si compra quello che proprio voleva. Perché il rischio di non azzeccare il bastone giusto è molto molto facile, a meno che non abbiate proprio una richiesta precisa e sapete che il vostro amico vuole esattamente quel modello lì con quelle caratteristiche lì, allora vabbè, ci può stare. I casi sono molto rari. Sì, eventualmente anche un pat magari, che è quello dove magari potete sbagliare un filo di meno perché ci sono meno varianti, però anche lì dovete sapere modello, lunghezza, tipo di grip. Se ci giocate tanto insieme e ve l'ha detto 100 volte, probabilmente è perché voleva che vi arrivasse il messaggio. O magari accompagnatelo al negozio. Ah, vero. Gli tenete nascosta la spesa, giustamente, che non si fa vedere, però intanto si trova il suo bastone giusto per lui e a quel punto voi avete fatto sicuramente un figurone. Però occhio con i bastoni perché sono... difficili da regalare. Io eviterei. Ma se invece vogliamo fare un pensiero un po' scherzoso e dove vogliamo spendere poco, per esempio un Tiger. è vero, regalare un oggetto che ricorda il gioco del golf, pur non essendo un qualcosa di estremamente serioso, comunque a un golfista spesso fa piacere. Quindi ci sono dai peluche piuttosto che soprammobili vari. Tutta una serie di gadgettistica per il gioco del golf, ce n'è di tutti i tipi. Abbiamo i cappucci dei bastoni, abbiamo i tee con le forme più bizzarre, disparate, alcune anche semi pornografiche, abbiamo i marchini con su possiamo stampare qualsiasi cosa, anche la foto della faccia del vostro amico che sta per sbagliare il putt. C'è qualsiasi cosa, fino ad arrivare anche a quello che praticamente non è inerente al gioco del golf vero e proprio, come per esempio il
Pat da water, cioè, bellissimo, come allenarsi anche in un momento della giornata in cui stiamo meditando. Il pat da ufficio, quello che si monta e tutto. Beh, no, una cosa che ci siamo dimenticati, che invece quella è proprio, secondo me, spettacolare, sono la striscia per pattare in casa, ok? Ce n'è di varie marche, modelli, secondo me sono tutte molto molto interessanti, da quella un po' più cheap con la salitella e il finto bunker fino a quelle un po' più serie dove ci si può proprio allenare, che sono veramente molto belle. Oppure, se hanno magari un giardino i vostri amici golfisti, potreste dargli, regalargli una di quelle reti pop-up che si aprono, con cui puoi fisicamente praticare come se fossi in campo, cioè tiri forte, tanto c'è poi la rete, che sono quelle da colpi pieni, se o fai quelle... il socket ammazzi qualcuno, però noi non ve l'abbiamo detto, noi non ve l'abbiamo detto. Ci sono anche quelle da gioco corto dove, sì, se fai soccer lo fai più piano. Esatto. Lo fai comunque, ma lo fai più piano. No, c'è il centrino e fai... Ci si allena per, sì, carino, la precisione. Sì, sì, carino. A te, Gigi, che regali hanno fatto? Ma allora, golfisticamente parlando, uno è stato un viaggio. E devo dire che è un viaggio con degli amici per giocare a golf, e quello mi è piaciuto molto, era per il mio compleanno, è stato carino. Un altro, secondo me, molto bello è stato proprio questo, cioè è molti 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 anni fa. Come avevano fatto senza aver visto il nostro libro? Il video? Non lo so, non lo so, però ci sono arrivati. Comunque mi hanno regalato questo. E poi ripeto quello che ho detto all'inizio, ovvero le palline con il nome di mio figlio. Quello mi ha toccato. È stato bello, mi è piaciuto. Invece a me hanno regalato una sacca. Ah, sì? Che anche quello può essere un... Bello, un, anche un la sacca si può personalizzare. Quindi potete mettere il nome magari sulla tasca. Molto carino. Quindi così almeno non è una roba tirata su per caso, ma è una cosa fatta ad hoc. Magari al posto del nome gli potete mettere il soprannome, scherzoso. Anzi, dovete mettere il soprannome. Poi mi hanno regalato telemetro, utilissimo. Non ce l'avevo e quindi... È anche quello, se sai che non ce l'ha, è tanta roba. Se non lo sai, però, se non lo sai, probabilmente non è un tuo amico golfista o tu non giochi a golf. E invece me l'ha regalato una non golfista. Era mia moglie, ma sapeva che non avevo il telemetro. Quindi, però lo sapeva. Poi tantissimi oggetti scherzosi, tra cui il pat da water, ce l'ho, cioè ce l'ho, tranquilli, ce l'ho. La tazza golfistica con, al posto del cucchiaino, il mini bastoncino da golf con quale si imbuca. Mi hai fatto venire in mente uno dei più bei regali di golf che mi hanno fatto. Quando ancora non giocavo i legni, perché io sono arrivato fino a basso di handicap solo con i ferri, perché ero veramente incapace con i legni, mi hanno regalato una tazza che ho ancora, dove c'è scritto sopra il miglior legno che hai nella sacca è quello della matita. In inglese è più divertente, però, e devo dire che mi piace tantissimo, okay? E in quel momento, tra l'altro, rispettava come giocavo, quindi ci sta. E poi invece ho ricevuto anche tanto abbigliamento, sempre però da persone che conoscono, certo, me, taglia, le mie taglie. Che cosa ti piace? Quindi... Beh, cosa ti piace a te? Ti vesti con la bomba a mano. Ma non è vero. Ma sì, lanci la bomba a mano, quello che esce ti casca addosso. Anche lì l'abbigliamento è un po' difficile da regalare, però ci sono alcuni capi che più o meno vanno per bene. Per esempio la maglietta di B2G Video Golf, mi viene da dire. Non era quello che volevo dire, ma la maglietta di B2G Video Golf, che puoi personalizzare col nome. Personalizzabile. No, dov'è il nome qui? Doppio lato, ci sta da una parte, nome dall'altra, B2G, e siete in pole position. Basta solo sapere la marca e il numero. I riferimenti sono qui sotto per ordinare. Ci sta... No. No, niente. Stavo dicendo... Ci vuole invece... però la taglia. Serve la taglia, quindi... Infatti... Tipologia di abbigliamento che magari non richiede la taglia, tipo un cappellino, un paio di occhiali da sole, cose così, si possono sempre regalare, sempre in rete. Se invece conoscete la taglia del vostro amico, allora a quel punto maglietta B2G. Appunto, e andate, non c'è altro da... Sicuro. No, dovete prendere. E voi? Cosa avete ricevuto che vi è piaciuto molto e che cosa regalate quando siete un po' lì e dite... non so cosa fare, non so che cosa regalare. Insomma, fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta. Ciao Tiger. Io vado a giocare con la palla Lady.